Buongiorno a tutti. Oggi vi presenterò una tecnica molto interessante che permette di nascondere all'interno di file Windows e qualsiasi informazione. E stiamo parlando di Alternate Data Stream. Gli Alternate Data Stream sono stati introdotti da Microsoft parecchio tempo fa per compatibilità con il file system gerarchico di macOS, l'HFS. Vediamo di cosa stiamo parlando. Allora apriamo il Command Prompt per comodità, ho già creato una cartella su desktop che si chiama test. Sulla cartella test abbiamo uh, la calcolatrice, come potete vedere. Un file immagine qualsiasi. Ho messo il file immagine cybersecurity app. E adesso andiamo a vedere quello che facciamo con questi file e anche con altri. Guardate un po'. Allora, ci spostiamo sulla cartella test, quindi cd desktop test. Adesso, nella cartella test, creerò un uh, documento. Un documento txt. Ad esempio, creiamolo direttamente da Explorer. Guardate, nuovo documento. Lo chiamiamo test documento e dentro ci scriviamo qualcosa mio test ok facciamo salva quindi abbiamo creato un documento un txt in cui all'interno abbiamo scritto mio test guardate che riusciamo a fare ecco adesso scriverò una stringa in un layer che si troverà sempre sul documento test ma non è un layer visibile, cioè non è il layer di default aperto da Explorer Resource. Mio testo nascosto. Lo inseriamo in test.txt. Per inserirlo in un layer, diciamo non visibile ad Explorer e utilizzando quindi gli alternate data stream eh, dovremmo inserire un'etichetta, non c'è una regola fissa, possiamo inserire qualsiasi etichetta ci venga in mente. Cioè, um, è una label, eh, serve solo per andare a ripescare il layer che, che stiamo scrivendo. Quindi scriviamo ad esempio hidden 1 per dire è il mio primo layer nascosto. E facciamo invio adesso praticamente test.txt, oltre a contenere um, il normale testo che abbiamo scritto poc'anzi, conterrà anche il testo nascosto. Come faccio a dimostrare questo? Guardate, se andiamo su test, lo apriamo e c'è mio test, vedete? Adesso per ripescare il testo nascosto che ho scritto su InitDen 1, utilizzo Notepad. Note pad test.txt due punti iden1 Vedete? Abbiamo ottenuto mio testo nascosto. Capite bene che questo è molto molto pericoloso ed è una tecnica utilizzata da è utilizzata ad oggi, ma anche nella storia, da parecchi Ransomware sia per eh, nascondere payload, ma sia anche per nascondere del semplice testo che poi utilizzeranno nei loro attacchi. Allora, guardate un po' adesso che cosa facciamo. Un'altra caratteristica di, degli attenenti da stream è che anche le dimensioni del file, che voi potete vedere qua, guardate, si riferiscono. Facciamo visualizza dettagli le dimensioni del file vedete un k questo si riferisce al layer visibile quindi al mio, test, al mio test non si riferisce ai layer nascosti quindi possiamo ricevere due tipi di attacchi uno è quello che un ransomware un malware in generale ci scriva all'interno degli attenuti data stream eh, un vero e proprio payload da eseguire. Un altro potrebbe essere che io carico all'interno della teneta da stream un file talmente grande che mh, mi riempie il disco, senza apparentemente esserci nessun file grande all'interno del mio disco. Quindi potrei inserire, per dirvene una, un file di eh, un giga all'interno di test e test ehm, verso il cliente mostrerà sempre eh, verso l'operatore scusate mostrerà sempre l'occupazione di un kilobyte e ve lo dimostro vedete questi file che ci sono sopra calc e immagine adesso inseriamo uno di questi file all'interno di test.txt facendo così guardate type usando il comando type Prendiamo il nome di uno dei due file. Mettiamoci insieme la calcolatrice perché è interessante vedere come è possibile nascondere un'applicazione all'interno dei test. Quindi prendiamo calc e lo inseriamo su test.txt: due punti. Lo chiamiamo calc hidden ok abbiamo inserito un intero file calc.exe sotto il layer calc hidden andiamo a vedere che la dimensione di test non è cambiata è sempre un k mentre calc era 27k andiamo a vedere se effettivamente calc è stato inserito su quel layer del file test.txt No, notepad test.txt due punti calc hidden ovviamente vediamo eh, il codice sorgente vedete mz però ci dice che è un eseguibile ok ora qualcuno di voi eh, potrebbe pensare ma Ok, c'è un eseguibile, ma come faccio ad eseguire un eseguibile che si trova sotto un layer? Allora, Microsoft da mm, Windows XP in poi eh, ha bloccato questa funzionalità. Non si può fare ad esempio start test.txt Gli diamo il percorso completo text. togliamo test .xt. non si può fare una cosa del genere, guardate test.txt due punti calc hidden vedete? la calcolatrice non viene eseguita invece e si può fare seguire a un altro programma, nel senso io riesco a leggerlo, ma non riesco a seguirlo direttamente. È un po' quello che per chi lavora con uh, Unix, è quello che succede con uh, il programma Bash cioè, se io leggo il contenuto e un altro programma tramite quel contenuto mi riesce a lanciare, eh, a farlo diventare eseguibile io risolto. Questa cosa qua la fa ad esempio VMIC, è una delle tecniche, si può fare anche un PowerShell, però vi faccio vedere questa che è abbastanza semplice. VMIC process call create, cioè sto, sto creando una chiamata con che cosa? Con il codice contenuto in calc.exe, in calc hidden scusate. Come vedete qua sotto mi si è aperta la calcolatrice. Quindi capite bene questo tipo di eh, funzionalità, l'attened data stream di Microsoft, come può essere pericoloso e come può essere sfruttato dai vari malware per effettuare gli attacchi. Diciamo che gli attrezzi dati stream vengono anche utilizzati per usi leciti. ad esempio come avete notato sulla, eh, dentro la cartella test c'era anche un file immagine, ad esempio nei file immagine vengono salvate delle informazioni dell'immagine stessa. Come faccio ad esempio, eh, ora vi faccio vedere come eh, e che, che cosa intendevo, come faccio a vedere ad esempio... Se i file contengono degli attenuti data stream, ci sono vari programmi per fare questo, anche da PowerShell, e dei programmi scaricabili e via dicendo, però la cosa più semplice è dir, fare dir slash r della directory dove si trovano questi file e vedere, come vedete bene, test a degli attenuti data stream, uno che si chiama K hidden e uno che si chiama hidden. Vi faccio notare che anche il image PNG c'ha ad esempio questo elemento qua. Questo qui è una tenda da stream che avevo creato in precedenza e ho dimenticato di rimuoverlo. Questo qui invece era già presente nell'immagine, che cosa contiene, ad esempio, nell'immagine? Questo è lecito, che cosa contiene? Andiamo a vederlo. Facciamo notepad, gli diamo questo percorso qua. Identifier. possiamo eh, mettere eh, dolore data o meno eh, lo stesso, perché dolore data è l'attributo di default aperto dai, ehm, da questi programmi. Come vedete ci sono zone transfer, c'è cioè la zona, il file da quale URL è stato scaricato. Quindi potrebbe anche essere utile, ad esempio, per fare un'indagine forense. Ovviamente queste XX l'ho messe io perché c'erano delle informazioni riservate e quindi sono state oscurate. Ok, quindi gli atenei datastream sono molto pericolosi e sono, usati sono usati da Ransware, sono usati da malware in generale e, per evitare che diciamo per cancellare gli atenei datastream su un file che mi viene consegnato, la, il modo più semplice sarebbe che ne so fare una chiavetta FAT32 visto che gli atenei datastream sopravvivono solo su sistemi NTFS e fare una chiavetta formattata con fat32 ad esempio e farsi passare i file tramite questa chiavetta appena un file che abbia degli atenei da tra stream viene copiato su un, un file system fat32 ovviamente i, i layer vengono persi vengono completamente persi però qualcuno potrebbe dirmi ma se io ho un file lecito che c'è un alternate data stream facendo dir slash r, e magari voglio cancellare uno stream senza dover buttare il documento? Come faccio? Perché, se cancellato ovviamente il documento, verranno cancellati tutti i suoi layer sottostanti. E come fate? Allora, un modo potrebbe essere sempre con type: ad esempio, type prendiamo test.txt. E lo mettiamo su un altro file test2.txt. Type cosa fa? Type, come la maggior parte dei tool come explorer source e così via, leggono il layer superiore, quindi non eh, porterà i layer sottostanti. Quindi facendo così, praticamente abbiamo creato un altro file che è test2 dove ci sarà solamente il contenuto visibile, quindi il mio test, vedete? Ok. Avendo cancellato i layer, verifichiamolo. Dir slash R vedete? Test 2 non ha gli alternate nei data stream sotto, mentre test si. Sì guardate qui anche le, le dimensioni vedete quindi gli attenuti data stream eh, possono essere veicolo di codice nascosto eh, possono essere veicolo quindi di attacco ehm, anche se Microsoft si è protetta non facendo lanciare direttamente però ci sono varie tecniche per lanciare gli attenuti data stream eh, non vi ho fatto vedere tutta la parte PowerShell perché era una complicazione inutile in questa fase, volevo solo farvi vedere la tecnologia e che cosa permette di fare. Spero che vi siete divertiti, e che, che questa trattazione sia stata interessante per voi. Vi saluto e non perdetevi i nostri corsi in Cyber Security App.